rossonera! Tribù rossonera! Tribù rossonera! Atalanta 2, Milan 3! Atalanta 2, Milan 3! Atalanta 2, Milan 3! E vai! E vai! E vai! Che vittoria, ragazzi! Grandissimi, ragazzi! A parte gli ultimi 5 minuti che, vabbè, si è dato quel rigore perché aveva la manina alzata, Messias. E poi l'altro gol che ha fatto, c'è stato anche un fallo di Zapata, sempre su Messias. Però lì chiudiamo gli occhi e andiamo avanti, perché sono 3 punti grandissimi. Un Rafa Leão spaventoso, Rebic dappertutto. Comunque tutti grandi. Un Milan impressionante. Ho visto un Sandro Tonali veramente top player, che gol ha fatto prendendo la palla lì su Freuler, che parte, se ne va in quarta e la mette dentro per quel 2-0. Comunque, ragazzi, non posso dare insufficienza a nessuno. Oggi un Milan da 7,5-8/8, ma veramente, ma chi ci ferma più? Chi ci ferma più? Solo uno stronzo come Kakir ci poteva fermare, quel cagone di merda l'altro giorno. Solo così ci possono fermare a noi, solo così ci possono fermare. E in ogni caso, subito dopo 30 secondi, pim pam pim pam pam, boom! Davide Calabria, il bresciano che va in quel di Bergamo e li fionda subito. Ma poi, sempre nel primo tempo, l'altro ex di Brescia, fischiatissimo, che ruba la palla lì a metà campo a Freuler e se ne va ticca tacca tucca a te. Tum! E Sandrino, il mazzulatoro, gliel'ha messa lì a Musso, che è rimasto lì impavido. Milan primo tempo 2-0, davvero uno spettacolo. Abbiamo cominciato e finito alla grande. Un Milan che... wow, che bello questa vittoria, che ce l'avevamo, gli avevo detto che vincevamo oggi, ve l'avevo detto, ci dovevamo credere, però l'Atalanta è di qua di là, no, ho detto, noi dobbiamo andare lì e vinciamo, perché l'abbiamo visto anche con l'Atletico, siamo i più forti, non ce n'è, Tomori bisogna fargli un monumento, Full Metal Jacket Tomori, facciamogli un monumento, perché là in difesa è troppo un grande, è spettacolare. Teo Hernandez, quando passi lì e parla, furia al cavallo del West, passaggio, Messias che fa il velo, arriva Leao e Chapatel Angul, la terza pera, 3-0. Negli ultimi 5 minuti c'è stato un momento di defiance generale, però c'è stato anche questo rigore che, vabbè, gliel'hanno dato, 3-1, e poi il 3-2 alla fine Pasalic ce l'ha da solo con Maignan dopo quel, secondo me, fallo che era stato fatto da Zapata su Messias. Però in ogni caso, ragazzi, ho visto grande Maignan primo tempo, 2 interventi spaventosi. Calabria, tra l'altro, po' faceva anche doppietta oggi. Chiara e Tomori là in mezzo sono una diga, di lì non si passa, non ce n'è. Mo togliamo gli ultimi 5 minuti, che è stato veramente una cosa a parte, ma un Milan dietro precisissimo. Teo Hernandez, furia al cavallo del West, quando va poi Tonali in mezzo al campo, il migliore in campo, che sì, non posso dire niente, ha fatto una buona partita. Voi sapete che io con lui ce l'ho qua per il discorso del contratto e tutto, però stasera non possiamo dire nulla. Selemekers sempre alla grande, sul pezzo, lui corre, va, 27 polmoni, c'ha quel bum bum bum, e va di brutto. Il nostro Brahim Diaz, grande primo tempo, poi sostituito comunque anche dopo che è stato ammonito da Messias, che secondo me è entrato, vabbè, ha avuto quella sfiga di beccare lì il rigore, però il secondo, gli ultimi 10 minuti ha fatto veramente bene, secondo me. Leao ormai è in continuo miglioramento. Rafa Leao veramente sta facendo un inizio di stagione impressionante. Grandissimo gol di Rafa Leao, veramente impressionante, immenso davvero. E Ante Rebic, che veramente è un grande, che si sbatte a destra a sinistra, Ante grandioso. Pioli, come sempre, grandissimo, alla fine è stato anche ammonito e c'era Gasperini lì che rideva. E righi in faccia sto cazzo adesso, Gasperini. E in ogni caso, ragazzi, io la finisco qua.
Il Milan batte 3-2 in casa dell'Atalanta lì a Bergamo, una diretta concorrente per lo scudetto che io ve l'ho detto da inizio anno, per me erano Milan, Inter e Atalanta, si è aggiunto il Napoli, però finiamo questa sera al secondo posto prima della sosta delle nazionali a 2 punti dal Napoli dopo che abbiamo vinto 6 partite incredibili e un solo pareggio in quel di Torino. Siamo a 2 punti dal Napoli, ci siamo, il nostro obiettivo dello scudetto è lì, possiamo lottarcela, perché dopo questa sera sono convinto che il Milan può giocarsela con chiunque e ovunque. Dai ragazzi, alla grande, noi ci vediamo in live se riesco in una tre quarti d'ora più o meno per viverci insieme questa emozione, almeno un quarto d'ora, 20 minuti insieme, e se non ci riesco ci vediamo comunque domani, perché domani sicuramente ci sarà la mattinata dedicata a questa partita e poi serata live con processo del lunedì rossonero. Quindi alla grande, Atalanta 2, Milan 3, Atalanta 2, Milan 3, Atalanta 2, Milan 3, un bacio alle mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, a tutta la tribù, a Ug, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque, ciao!